È muto, raga, sì, è questo Streamlabs di merda, dicevo, è questo Streamlabs di merda che nonostante costi 15.000 yen all'anno, appena ho scoperto ultimamente che appena lo rigiri per sbaglio, anche come poco fa, perde la connessione, semplicemente si disconnette. Prima non lo faceva. No, ma peggioriamoli questi cazzo di programmi, queste app di merda. Invece di migliorarle, peggioriamole, peggioriamole. Fantastico, veramente fantastico. Boh. Tra l'altro adesso è tutto sballato, adesso mi dice che siete 406 perché prende, ecco, ho capito che c'è anche quest'altro bug che praticamente prende la gente che era online prima, la somma a quella che c'era dopo e se inventa che sono 406, in verità no, immagino che siano andati via almeno 60 persone, sarete 200, immagino. Come si chiama? Beh, perché io molto volentieri, se riesco a smollare sto. Le ho provate tutte l'altro anno, 210, 240. Ok, ha fatto la somma, ha fatto sta somma strana. Così funziona sto stronzo. Eravamo 260, che palle queste cazzate. Sono 7 gradi comunque. Guarda, veramente terribile. No, questo non c'entra però Twitch. Questo è sto cazzo di Streamlabs che. Io ho provato pure a usare Stream Elements, ma a me non funziona Stream Elements. Flasha tutto, spara flasha tutto. Non so perché, non è compatibile con. Forse dovrei riprovare, non lo so. Stanno più fa, sì, 170 ore. Ho perso 100 persone per questa stronzata, vedi? È terribile. Terribile. Sì, a Oliver gli va bene, ma lui mi sa che usa Stream Elements, a lui va. A me non va. Non va proprio. Che cazzo. Maledizione. Maledizione. E vabbè. C'è caffè veloce. Ah, è di Logitech, ah, ecco perché fa schifo allora, perché Logitech, vedi, è da anni che te rifila i joystick farlocchi da PlayStation. Ecco perché. Sta lotteria. No, è ramenino, se no. Tamago Kakegwan, c'è il Tamago Kakegwan con. L'abbiamo già mangiata sta roba però, eh? L'abbiamo già mangiata sta roba, non è che fosse tanto buonissimo. Sono un po' di colesterolo. Maridozzo magari, Maridozzo non va più di moda, raga, il Maridozzo ormai sono un anno e mezzo, 2 anni che. Boh. Ancora F, non è possibile, dai. Ma come, ancora? No. Oddio. Ora? Sì, è lotteria perché ti fa interno all'otto, sì. Con il prezzo dei panini. Come va adesso? Lagga addirittura. Ora va bene. Sì, sta laggando, lo vedo. Lo vedo, stiamo a 4, sta scendendo qua la zona, si vede che la zona è schermata, non lo so. Addirittura, vabbè. C'è un complotto, raga. Sta calando. Ciao Soki, qua abbiamo problemi di linea, e non solo per la mia panza, ma sono proprio problemi di linea. 3000 kbit adesso. Sarà il nuovo Yodobashi che scherma. La famosa zona di merda, sì. Però strano, siamo passati pure prima, ecco, sta risalendo. No, sta riscendendo. Non è stabile, esatto. Non è stabile. Sta riscendendo ancora. Sta risalendo. Sta riprendendo adesso, dai. Pare no, mezzo, mezzo sì, mezzo no.
sto catafalco del nuovo Yodobashi che sta a fare? Sta scoppando. Sta a correre la mamma. Che sta a correre, oh. Come avanzano le sostanze, sì. Ecco qua Pessio, che perché non va mai male qua il K-Bit? Che cazzo di programma di merda. Prism l'ho provato a usare, non funziona bene qua. Ci abbiamo provato, faceva schifo. L'ho provato Prism, andava malissimo. Tanto grazie a Ampaman. Ho provato Prism, andava malissimo. Ho provato Stream Elements, andava malissimo. Mostro ecologico Yodobashi, sì. Purtroppo quello era il problema. Con Prism laggava in maniera imbarazzante. Con Prism abbiamo perso una volta mezza live. Non ha ucciso tutto. Voi come lo vedete? Lui sta usando quello? Ma magari ci riprova allora. Magari faccio qualche prova in qualche modo in privato, non lo so. Però l'altro anno era stato molto molto pessimo. Lo vedo, adesso sta tornando alla normalità. Ok, dovrebbe essere tornato alla normalità. Dovremmo essere tornati alla normalità, in verità. Magari l'anno giornato, sì, magari un anno, sì, dai, magari adesso funziona bene. Vediamo, anche perché a agosto mi rinnovano su Streamlabs e sinceramente mi ho un po' rotto il cazzo con questi problemi. Poi veramente no, che l'altro anno fecero l'infamatissima di spostare, perché prima c'era, quando non lo paghi c'è il watermark, ma di solito potevi metterlo qua in basso a sinistra, in alto a destra, qua ai lati. E io, siccome uso i video per fare le live, per fare i video, ogni tanto bastava tagliare un po', mettere il logo sopra. Adesso invece lo mettono in mezzo proprio, lo mettono proprio in mezzo allo schermo e ti attacchi al cazzo essenzialmente. Pessimi proprio. Dice, d'altronde cedono magna pure loro, però. Niente, comunque. Dovresti muri senza graffiti, ma essersi trappati, cazzi disegnate, sì. Cedono magna pure loro, però. Guardate Rakuten Eagles. Rakuten Eagles. Guardate. Rakuten Igurus. Rakuten. Buongiorno Giuseppe. Vabbè. Va buono. Stam buono. Suca, certo, è suica, certo. Non manca mai. Non manca mai. Siamo a 9 minuti di live da questo reset. Ho appena montato un modo da tentare poi 54 app e ho appena scoperto che questa matica non è Davide come Quantoni. Eh sì, la povera anima di Abe. Quando si travestì da cosa? Da Super Mario. Buonanotte Jesse. Club tifosi del Napoli, immagino di sì, però non ne ho la minima idea di dove si nascondono, qualcosa ci sta, sicuro, dai. Napoli Sendai, dai, ci potrebbe stare. È possibile. It's possible. Vedete. Ma ieri c'era pure Oliverone in live con Darione, erano Oliver e Mike, eh? Andati a fare karaoke, immagino. Intanto che bello, oggi era, sì, per voi è oggi,
ancora. No, ormai domani, era ieri ormai, ancora anche per voi è ieri ormai, eh? Non vi sbagliate. Non vi sbagliate. Ok, ok. Sentite i corvacci. Qualcuno chiedeva perché non ci stanno i gabbiani. Immagino che sia una guerra tra gabbiani e corvi alla fine. La guerra fratricida tra gabbiani e corvi. Vabbè, guardate, guardate, guardate là, guardate là. Maledetti. Ha perduto ora la battaglia, sì. Benvenuto Sensei Ader. Benvenuto. Hello, welcome. Colombi non ho mai visti. Poi magari non, il mio occhio non li trova. Mitico Sensei, viva l'Italia! Viva l'Italia! Assolutamente. Guardate qua, in realtà sono i trasponi. Lo sapete che c'è la teoria del complotto secondo cui gli uccelli sono dei robot, non esistono, sono dei, non credo che sono dei robot o sono dei cosi, degli ologrammi. Oggi abbiamo fatto un bel giretto dietro a vedere i fiori, i ciliegi in fiore, e adesso siamo sulla via del ritorno, caro figlio di Son Goku, secondo il genito di Son Goku. Ok, spie del governo erano? Spie del governo, allora sì. Ma no, c'è un po' di gente. C'è un poco di gente. Hash fat, eh? Magna sotto i Sagura. Sono andato con Sagurina a bere un gin tonic sotto i Sagura. Vediamo se Ciaru stasera se la sente. Magari facciamo qualcosa stasera, verso quando torna dal lavoro, mangiamo là. Però per si sa quello stronzo che ha costruito roba che cagano, esatto Alberto, per sembrare reali, se no poi si sgama il fatto che sono dei robot. Dei Transformers. Qua bisogna li tengo in incognito, sì. Da del Pacinco di merda. Pacinco, ricordiamo che il Pacinco sfrutta la nostalgia della gente per fargli bruciare soldi, quindi trovi le serie un po' attempate spesso, non nuovissime, c'è sempre Kenshiro, c'è sempre, questi sono i Cyborg, sta Saint Seiya, che è questo qualcosa Railgun, questo che è qualcosa di Gundam, non lo so, però è questo il gioco che fanno, no? Sti cazzo di Pacinco di merda. 14 anni e c'è sta merda. Terribile. Pure qua un altro Pacinco, vedete? Ma manco rubano soldi a gente, manco mettono a posto i pixel, sti stronzi dei Pacinco. Spammino l'ultimo video YouTube, volentieri, punto esclamativo YouTube, andate a vedere. Andate sotto all'ultimo video del compleanno di Sagurina e scrivete auguri Sakura, se no mi offendo. Dovete vedere il video per intero o almeno un minuto di video e scrivere auguri Sakurina, auguri Sakura, capì? E capì? E capì? Oggi è chiuso questo. Tra l'altro ragazzi, ricordate che potete fare l'abbonamento, non vi scordate l'abbonamento ragazzi, non vi scordate l'abbonamento. Sì, non so cosa li... No, il Pacinco è il Pacinco. Il Pacinco c'ha proprio le macchinette loro maledette.
No, i Pacinco, quel Pacinco c'è da 14 anni, quel Pacinco in particolare, i Pacinco esisteranno da 30-40 anni, no, no, quel Pacinco esiste, quel particolare negozio che abbiamo visto poco fa esiste da 14 anni. I Pacinco stanno da... quello, Pacinco l'anima sua, sì. Pacci loro. Quel particolare Pacinco. No, qua c'è il ramen, quello là. Quello famoso, il Chiran. Oddio, c'ho pure famina, Però ho paura che non prenda per niente qua dentro. Quanto viene? 1600, 1300, ma che stai di 980? Ma quanto viene? Kaedama 210. Chiran, no vabbè, Tennen Tonkotsu Ramen, secondo me non prende neanche dentro. I cuscinetti d'acciaio, per quello era, come se lo sono inventato così, interessante, sarebbe da ricercare. Una cosa in estate quando viene a venire in Giappone per i prezzi dei voli non ho la minima idea, mi dispiace, non so proprio darti nessun aiuto. Ma anche in una generazione vanno i Pacinco, il cambio nazionale, no, credo ci vadano anche purtroppo le nuove generazioni giovani che pensano di svoltare così. Grazie Sharp, andate a vedere il video Sakurina e fate gli auguri a Sakurina, mi raccomando. Questo è. Andiamo. Paris Mickey. Eggs and Things. Ma i prezzi, ragazzi, sono pessimi. Col fatto dell'Ucraina e la Russia che non fa passare gli aerei sopra i loro, devono aumentare il giro. La situazione, ragazzi, è pessima. E pensavo che col corona sarebbe migliorata la situazione, ma per niente proprio, zero proprio, siamo nella merda. Vedete, lei apre Starbucks. Questo sta in fila al Pacinco alle 7.27, il primo a entrare, il primo a sprecare i soldi al Pacinco. Tu sappi, i Pacinco sono sempre stati in Giappone, almeno all'epoca moderna. Sì, abbiamo scoperto pure poco fa, qualcuno ha detto, ma ci sono sempre stati, sì. Ah, c'è stata una rimastina là, c'è una morta davanti al combini. Pare... Vabbè, ma se vai a vedere il video degli anni 70-80 sul Giappone, lo trovi già i Pacinco, appunto, cioè ci stanno da... Madonna, questa sta malissimo. Madonna. Sta tra i più questa. Mo tocca cercare, fa una ricerchina sui Pacinco, dai. Io da mo che voglio fare un video là dentro, ma non si può. O chiedo, dovrei cercare di chiedere il permesso, perché non credo che se mi sgamano che ho fatto il video dentro al Pacinco mi spaccano il culo, ho paura. Bisogna fare le cose fatte bene. In verità, ha un alcol potentissimo, sì. Vabbè, va. Ci abbiamo ancora una mezz'oretta, facciamo un altro po' di giro. Dopo la guerra, inizio 50, sì, qualcuno aveva detto, pure prima se l'avevi scritto tu, per utilizzare i cuscinetti grava, ha scritto poco fa. Ciao Rock, la mina alle 7:30, ramenone alle 7:30, Marò. Gischianto, sì, no, Rai da Gischianto, sì. Quando era iniziato Gischianto,
lui vedeva i video, no? E riuscì a spingergli un paio di video miei da vedere in live. Se sta facendo le reaction, mandategli qualche video mangereccio mio. Sta facendo le reaction dei video, mandategli qualcosa tipo quello del tonno o quello qualcosa di magnà, quello del sushi, qualsiasi cosa, uno del sushi, qualcosa. Anzi, diteglielo proprio, va. Fate il ride e fai react ai video dei video in Giappone, fa le reaction ai video in Giappone. Benvenuto Seios. Poi so che adesso si sta mettendo in forma, no? Gischianto. Si sta mettendo in forma, se non sbaglio, no? Dopo varie critiche. Ha iniziato a mettersi in moto. Mi dico Gischianto, un maestro, può diventare un samurai e annichilirli tutti, vedi? Ha detto pure samurai, ha detto, perfetto, bravo Gischianto, bravo G, top G, top G, come coso, no? Come si chiama? Andrew Tate, l'hanno ribellato su cauzione. Che storia pure quella, oh. Che tizio. Che tizio pure quello. Ramma, yeah. Geoff Tate, non conosco. Vabbò, va. Mi sa abbastanza stancariello. Sono un poco stanco. Mettiamoci sulla cosa. Mettiamoci sulla panchina. Vabbè, va. Intanto 15. Vabbè, raga. Oggi la chiudiamo qua, va. Con una live e mezza, perché appunto c'è stato l'errore. Vabbè, fate il raidone a Gischianto. Mi raccomando, punto esclamativo YouTube, andate a scrivere, mi raccomando, auguri Sagurina sotto il video Sagurina. A voi è una pacchia stora, se sta tranquilli, nessuno rompe le scatole. Andate, la vostra missione è andare sotto l'ultimo video, qualcuno linka da adesso, il compleanno, il primo anno di Sagurina, e scrivere tanti auguri Sakura. E passate a Gischianto e fategli reactare i miei video, raga. Fategli reactare i video di Giappone a sto punto. Come sapete, in Giappone è tutto, grazie ai moderatori per aver moderato, grazie ai abbonatori per aver abbonato, grazie ai regalatori per aver regalato, grazie ai followatori per aver followato, grazie ai lurcatori per aver lurcato, a frappè, ci vediamo, salutate Gischianto.